Ciao a tutti questions e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi come avrete notato sono in un luogo diverso dal solito e sono con Gold, il mio patofino. Allora, oggi siamo qua sopra Wildale, infatti qua sotto c'è tutta Wildale e Hollow Woods. E questa è l'entrata della Valle del Dinosauro Nascosto, che vi avevo cominciato a presentare ieri facendovi vedere la gara a tempo limitato. Allora, oggi la andremo a vedere un po' tutta. Allora, state attenti quando entrate. Questa Valle del Dinosauro Nascosto si sblocca quando è la missione storia Wildale, come credo, se non ricordo male, vi avevo già accennato ieri. Eccoci qui. Questo è l'ascensore per andare giù, perché se voi ci fate caso, guardate, cioè è altissimo. Ora faccio la foto per farvi vedere meglio, però, cioè, per farvi capire. È altissimo. E l'ascensore serve proprio a mandarci giù. Ora resta ferma lì, cara ascensore mia. No! No, però. Dovete sempre scendere da cavallo per entrare nell'ascensore, cosa che capirete quando sbloccherete la Valle del Dinosauro. Quindi, entrate nell'ascensore, scesi da cavallo, perché non si può andare a cavallo, cosa che non capisco perché, però è uguale. Eccoci qui con Gold. Eccoci. Qua, quindi c'è l'ascensore per arrivare qui. Oddio, aspettate, prendo la bottiglietta. Vabbè, è uguale. Qua c'è la cabina, cioè la casetta, diciamo, dove ci sono, dove c'è il controller, come dico io, per l'ascensore, cioè i comandi. Io ho dei problemi, vabbè. Non so come cavolo si chiami, però vabbè. Questa stradina che sbloccherete con un'altra missione storia, visto che qua ci saranno tanti massi, cioè tanta neve, diciamo, che blocca la strada. Dopo averla sbloccata, voi galoppate, galoppate per questa bella via molto carina. Galoppate, galoppate, galoppate. Galoppate. E poi piano piano arriverete qui all'accampamento di Nick Stoneground, giusto? Sì, di Nick Stone, esatto. Dove farete tante missioni storia. Nick Stoneground è uno spirito, un uomo, non so chi, perché ho sempre, cioè, quando loro parlavano io li saltavo velocemente, quindi non so chi sia. Non giudicatemi perché ho seriamente dei problemi. E questa Prof Einstein invece è una signore, è una signora della AAE, che non so cosa cavolo sia perché non ho seguito naturalmente la storia, però vabbè, che è precipitata da un elicottero praticamente qua nella Valle del Dinosauro Nascosto. Comunque, qua ci sono varie missioni giornaliere che vi faranno aumentare di livello, diciamo, perché c'è un livello, per esempio io sono a livello 1 aspettando una lettera, vari livelli qua. Dopo aver sbloccato questa cosa, allora, la stradina di qua, se andate di là, fate un giro e arrivate fino a laggiù. Però io per arrivare fino a qua giù, quando non ho voglia di fare, non so, trekking equestre, passo sempre di qui. Eccomi. E siamo proprio qua. La stradina finisce laggiù, se non erro. Allora, là c'è il famoso scheletro che vi avevo già fatto vedere anche ieri. La stradina, no, aspettate, non finisce qua. Finisce praticamente, se non erro, qua, perché qua c'è una stradina che io una volta l'ho fatta e mi ha riportato automaticamente da Nick Stoneground. Comunque, ecco qua l'elicottero con cui è precipitata la Prof Einstein. E niente. Questa è la Valle del Dinosauro Nascosto. C'è una zanzara, mamma mia, ora cominciano, perché comincia a essere un po' estate. Comunque, vabbè, in camera mia c'è la zanzarone che c'è su Star Stable. Non la vedo più, vabbè. Tanto sono già piena abbastanza di pinzature, quindi è uguale. Poi, ragazzi, fatemi capire un attimo. Ecco. Qua, se andate avanti, vi riporta da Nick Stoneground, credo. Se invece girate qui, se invece
Se invece girate qui, vediamo un po'. Ecco, questa strada vi porterà a questo, cioè vi condurrà a questo portone, che è il portone di ghiaccio, che ha tutta una storia dietro che naturalmente io non la so. Qua c'è la famosa mongolfiera, che sarebbe il van per andare dove ci pare. Eccoci qui, che bellezza. Poi, ora mi ammazzo. Please, non fare brutta caduta. Appunto, era un sogno. Se non faceva brutta caduta. Perché sono nel ghiaccio? Povero cavallo. Vabbè, allora, scendiamo giù. Che questa era solo una piccola curiosità, un bel portone che per voi non avrà senso e nemmeno per me lo ha, visto che non ho letto la storia di questo portone. Poi, oddio. Quindi, e niente. Infatti qua, se vedete, stiamo ritornando da Nixon Ground. E niente. Eccoci qui. Yeah. Questa è una stradina così. Oddio, no. Ok. Va congelata. Allora, ragazzi, questa è la valle del dinosauro nascosto. E vabbè, questa. Ora sarò mangiata dal T-Rex, quindi non vi dirò niente. Cioè, non vi saluterò nemmeno. No, scherzo, vi saluterò. Certo che vi saluterò. Però da dentro la bocca del T-Rex. Tanto chi se ne frega. Cioè, del dinosauro, perché non so neanche che dinosauro è. Madò, che figo che è. Ora mi mangio, seriamente. Vabbè. Ok, ragazzi, e niente. Spero che il video vi sia piaciuto. E ok. Ciao, Equestrians!